Ok, bene, grazie a tutti e buongiorno, anzi buona serata e benvenuti a questa serata di presentazione del Mulino Day del 2021, è la nona edizione, quindi non è una novità, sicuramente per molti di voi è un appuntamento annuale di partecipazione delle nostre comunità alla buona gestione del patrimonio di natura e di cultura che è tanto contraddistingue il nostro territorio. Io inizierei, intanto che magari qualcun altro si collega dei nostri amministratori, dei 5 comuni del parco e anche dei promotori dell'iniziativa del Mulino Day, inizierei facendo appunto una piccola carrellata sulle novità che in quest'anno hanno contraddistinto l'attività di Mulino Day e quello che è successo lungo il Fiumolona, lungo il canale Villoresi e il torrente Pozzente. E per poi lasciare la parola innanzitutto all'assessore Quietti del comune di Paraviago, che è capofila del Parco dei Mulini, e poi agli altri comuni, amministratori e gli organizzatori che vedo appunto numerosi presenti qui insieme a noi. Riuscite a vedere lo schermo? Sì. 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 Sì, si vede. Eccoci qua, questa bella foto di Corbella, di uno dei fotografi che tanto si prodiga per far vedere le bellezze naturali del nostro territorio, introduce appunto un po' il Mulino Day. Questi sono due gruccioni che appunto finalmente, probabilmente dopo tanto tempo, si sono rincontrati e riescono quasi ad abbracciarsi in questa primavera che inizia a consentire anche a noi una ripresa appunto delle nostre attività consuete anche lungo il nostro fiume. E Mulino Dei è proprio questo: natura, arte, buon cibo sulle rive del Fiumolona, del canale Villoresi e del torrente Bozzente. Quest'anno sarà tra il 13 e il 20 giugno. E questi gruccioni che appunto allietano con i loro colori la nostra primavera ormai da diversi anni non sono gli unici. Ci sono una serie di altri abitanti, che appunto numerosi abitanti oltre agli umani che sono sempre benvenuti nel parco, che grazie ai progetti che abbiamo realizzato stanno sempre più appunto frequentando la nostra area protetta. E sono tre i progetti che brevemente vi illustro e che ci aiutano poi a capire il programma di Mulino Dei di quest'anno. Il primo è Alleviamo la biodiversità, poi c'è Connettiamo con la biodiversità e infine Coltiva il paesaggio mangiando. Alleviamo la biodiversità è un progetto che ha visto proprio la realizzazione di numerose opere ambientali, opere ambientali con la costruzione di 4 nuove zone umide per oltre 10.000 metri quadrati. Quest'anno riusciamo ad aprire una nuova zona umida che è la zona umida selvatica San Vittore Olona, quindi siamo particolarmente importanti, particolarmente contenti. E poi questi 10.000 nuove, più di 10.000 nuove piante, 50.000 metri quadri di prati con finalità naturalistica, 25 chilometri di siepi. Tutto questo ha reso più verde e più connesso il nostro territorio, sia per gli umani che in particolare per gli animali. La connessione appunto riguarda il secondo progetto che si chiama Ti connettiamo con la biodiversità, che vale certamente sia per gli animali che per gli umani, come dicevo.
E qui c'è il tema della rete ecologica, di questa connessione dei sistemi verdi che connette, appunto, rende più facile il passaggio di animali e anche di persone tra un posto e l'altro, tra un punto di interesse e l'altro. Quindi abbiamo tre piste ciclabili di carattere sovracomunale che diciamo sono gli assi portanti del nostro parco. Ci sono degli itinerari secondari oppure ad anello, abbiamo realizzato anche delle cartografie per fruire del nostro territorio, un territorio che fa parte della città metropolitana molto ricco di acque. E se zoomiamo dentro in questa città metropolitana, appunto, vediamo i nostri tre corsi d'acqua, l'Olona, il Bozzente e il Canale di Loresi. Quindi corsi d'acqua naturali e artificiali, con anche dei parchi sovracomunali. Il Parco dei Mulini è certamente il centro della nostra attenzione, ma abbiamo anche i nostri vicini che proprio quest'anno festeggiamo in particolare la connessione e la vicinanza appunto con i nostri parchi vicini, dove era già il Parco del Roccolo. Tempo fa, adesso, da quest'anno, con la variante del PGT del comune di Parabiago, vedete nel cerchio in alto, c'è la connessione tra il Parco dei Mulini e il Parco dei Mulini. Quindi questo è un altro degli elementi di novità di quest'anno che Mulino Day vuole sottolineare. Corsi d'acqua naturali e artificiali con appunto questi percorsi di fruizione più o meno recenti. Sicuramente l'Anello Verdazzurro lungo il Biloresi non lo è, arriva ormai da diversi anni con il restyling durante l'Expo. Abbiamo poi l'Olona Greenway che dal lago di Cantone si porta fino a Legnano. E infine abbiamo la novità, diciamo, di quest'anno, se così vogliamo dire, questa connessione ciclabile, questo percorso ciclabile Rescaldina che si porta verso Arluno, che connette addirittura tre parchi: il Parco dei Mughetti, il Parco dei Mulini e il Parco del Roccolo. Il terzo progetto di cui vi parlavo, che riguarda il parco è questo coltiva il paesaggio mangiando, che appunto proprio quest'anno ha avuto due riconoscimenti di carattere nazionale. Uno è il premio di economia circolare, e il secondo invece è il premio nazionale del paesaggio, appunto promosso dal Ministero della Cultura. E anche questo, appunto, nel caso specifico vediamo il pane, ma poi c'è un numero importante di prodotti che appunto saranno in mostra, sarà possibile acquistare e sarà possibile gustare durante Mulino Day. Ma specialmente, non è certamente una novità, sono tanti anni che oltre a fare delle cose, le facciamo con un certo stile, con un certo metodo, e che è il metodo della partecipazione, nel far tesoro delle conoscenze e specialmente degli attori locali, delle associazioni, delle imprese, anche agricole, l'ascolto dei comuni, che hanno permesso di mappare il patrimonio culturale e naturale del parco e poter realizzare un progetto che appunto è il piano pluriennale del parco che sta pian pianino vedendo la luce, appunto, e ogni anno possiamo in questa occasione di Mulino Day coglierne appunto le novità. Ma appunto non voglio perdere altro tempo, credo che si sia collegata anche l'assessore Ridolfi di Nerviano che saluto nuovamente tutti coloro che si sono, i nostri ospiti che sono qui collegati, e lascerei
a questo punto la parola all'assessore Chieti del comune di Parabiago, capo convenzione del Parco dei Mulini, per introdurre appunto in generale le attività di Mulino Dei. Prego, assessore. Grazie, buonasera a tutti. Anche quest'anno, come ormai da 9 anni a questa parte, abbiamo voluto dar seguito al Mulino Day, che ormai, appunto, come diceva il dottor Dal Santo, è un'iniziativa, quasi una tradizione dei nostri territori. Purtroppo, anche quest'anno, come per l'anno scorso, non si potrà fare un'edizione del Mulino Day totalmente in presenza, viste le limitazioni, però sin dagli scorsi comitati dei soci del Cristo dei Mulini ci si è detti e si è voluto fortemente arrivare lo stesso a un'edizione. Qualche libertà in più il periodo ce la sta concedendo e quindi sono state organizzate tante piccole iniziative, tanti piccoli interventi, tante piccole cose da fare per scoprire al meglio il nostro Plis. Se andiamo avanti nelle slide, possiamo appunto vedere le varie iniziative. Adesso chiedo. Eccoci qui. Abbiamo diviso il programma in diverse voci, ad esempio percorri, visita, osserva, ascolta, legge e guarda, disegna e fotografa, gusta, ricorda, impara, partecipa e applicati. Ecco, questa suddivisione la possiamo ben vedere nella mappa del Mulino Dei. Tutte queste informazioni che vi sto dando in questo momento le troverete ben specificate e anche tutti gli appuntamenti di cui faremo un breve excursus in questa presentazione sul sito del Mulino Dei, in modo da non perdere nulla. Quest'anno appunto il Mulino Dei sarà lungo tutta una settimana e quindi ci saranno diverse opportunità e diverso tempo per vivere il nostro Plis. Ecco, appunto, in questa mappa possiamo vedere dove e quando ci saranno le varie iniziative lungo tutto l'asse principalmente dell'Olona, ma comunque in tutto il Plis. Qui abbiamo un calendario con i principali eventi e vi invito poi appunto ad andare a visionarlo sul sito. Andiamo a vedere qualcosa nello specifico. Partiamo ad esempio dal percorri. Come detto prima, ci sono diverse possibilità di arrivare al Plis dei Mulini, come ad esempio le nuove ciclabili. E quest'anno ci sono 3 percorsi che sono stati studiati, quello della memoria, del Medioevo e dell'industria. Quindi Plis dei Mulini si può raggiungere tramite l'Olona Greenway, che tutti conosciamo, l'anello verde azzurro, che è forse il tratto ciclabile più frequentato, che è quello lungo il Villoresi, e appunto la nuova Rescaldina Arlunno. Possiamo visitare appunto le nuove zone umide. Quello che ci preme ricordare a tutti è visitare, guardare, osservare, ma sempre nel rispetto della natura e della fauna, nonché anche della flora. Ricordiamo che adesso è un periodo di intensa attività sia per la flora che per la fauna nel nostro parco, quindi è giusto che si vada a conoscere nel pieno rispetto però della natura. Abbiamo diversi appunto percorsi, tra cui le zone umide, i giardini naturali, a Parabiago ad esempio abbiamo il giardino Codari, i mulini e anche i musei. Se andiamo avanti, possiamo arrivare all'ascolto. La natura in tutti i momenti ci fa sentire la sua voce, specialmente nelle ore serali dove c'è un po' più tranquillità e più quiete, o nelle ore mattutine. Tramite l'applicazione iNaturalist possiamo anche entrare nel parco, registrare le voci del nostro parco e scoprire a che specie appartengono. Possiamo poi osservare appunto con l'iniziativa BioBlitz Lombardia 21, sempre attraverso l'applicazione iNaturalist, fotografare la natura che ci circonda
insetti, piccoli mammiferi, volatili in genere, e scoprire anche con l'aiuto di esperti che specie sono e aiutare a mappare la biodiversità nella nostra, nel nostro paese e nella nostra regione. Mulino Dei è anche arte, come è sempre stato, e sul sito si può vedere tutta la raccolta dei disegni e dell'arte dell'artista Renato Fusi. Vi invitiamo appunto a prendere spunto da queste, opere d'arte, a creare le vostre, anche per poi partecipare al concorso fotografico mondiale che è il Vicky Love Monuments, che ha raccolto diversa partecipazione anche dal nostro territorio, sempre su spinta sia del Cliste Mulini, ma anche delle Museo del Paesaggio di Parmiano. Ci sono poi sempre nell'archivio del sito del Cliste Mulini diverse mappe per comprendere com'era un tempo, come si è evoluto tutto il nostro territorio. I nostri percorsi poi, come anticipato prima, comprendono sia i servizi ecosistemici con le zone umide, la biodiversità, i percorsi naturali. Questo porta anche a del cibo, cibo realizzato proprio sul nostro territorio. Prima il dottor Dal Santo ha parlato del progetto Coltiva il paesaggio mangiando, uno dei progetti chiave del Cliste Mulini, sviluppato nel corso degli anni, che ha portato a dei prodotti d'eco e che appunto nella giornata del Mulino Dei è sempre stato esaltato, potendo degustare appunto tutte queste specialità. Quest'anno è anche il momento di poter ricordare chi al tempo ha ideato il Mulino Dei, ovvero Giacomo Grati, che purtroppo è scomparso l'anno scorso. Il Mulino, il Cliste dei Mulini e il Mulino Dei lo ricordano tramite una pagina dedicata che vi invito ad andare a visionare. Grazie a tutti, e spero che anche questa edizione, comunque limitata a causa del periodo pandemico che spero ci stiamo lasciando alle spalle, comunque ci darà qualcosa da poter fruire e da poter raccontare, qualcosa di bello. Grazie a tutti. Grazie mille, Assessore. Concludo questa breve presentazione generale dell'iniziativa con questa foto, che è una foto scattata l'anno scorso, ma si è ripresentato questo spettacolo anche quest'anno. Sono un adulto di Airone Cinerino sulla sinistra e il piccolo, che non è più tanto piccolo perché crescono in fretta anche i piccoli di Airone, che appunto sono sul nido al Parco Castello di Legnano. È un evento che si ripete da alcuni anni ed è assolutamente eccezionale. Fino a pochi anni fa era impensabile. Ovviamente per chi appunto conosce l'Airone Cinerino sa che mangia i pesci, a loro volta mangiano insetti, e tutto ciò è il, come dire, l'evidenza concreta che si è ricostituita una catena alimentare e una diciamo degli habitat che appunto consentono la nidificazione di specie che appunto fino a ieri non erano presenti. E questo, se andate a cercare, se andate a guardare nel Parco dei Mulini, troverete appunto quei due piccoli di Airone che appunto hanno già ormai la grandezza di un Airone adulto, ma con un piumaggio meno appariscente. Ecco, a questo punto io lascerei la parola per una breve presentazione, ringraziando nuovamente innanzitutto gli amministratori dei comuni che appunto fanno parte del parco. Li vedo in ordine
non so come li vedo, ma vedo, primo che vedo è Davide Spirito, e quindi per il comune di Canegrata appunto lascio a lui intanto una breve spiegazione di che cosa appunto bolle in pentola per Mulino Dei. Okay, grazie Raul, buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda il comune di Canegrata, intanto un ringraziamento a tutti i partecipanti di questa conferenza. Siamo ormai giunti alla nona edizione del Mulino Dei. Intanto volevo anche ringraziare l'assessore Quieti che ha voluto ricordare il professor Giacomo Adrati, perché il tutto è partito da una chiacchierata fatta durante una riunione di comitato di coordinamento al Parco del Roccolo, che ancora ricordo. Durante questa riunione ho detto: ma perché non facciamo un bel momento di aggregazione dove coinvolgiamo tante persone per far vedere il nostro patrimonio lungo l'Olona? E tutto è nato così, da una semplice chiacchierata, e ora siamo qui a parlare della sua nona edizione. Per cui ancora un ricordo al professor Agrati, che è sempre con noi, ecco. Niente, la volontà da parte dell'amministrazione di Canegrata, che è sicuramente condivisa con tutte le amministrazioni degli altri comuni, è quella di poter tornare a ritrovarci di persona, a organizzare eventi, attività vis-à-vis di persona, quindi con esposizioni, con momenti di incontro, di formazione, così come abbiamo sempre fatto nel corso degli anni. Speriamo che questa sia l'ultima edizione che invece ci nega questa possibilità. Ovviamente il nostro obiettivo deve essere quello di far conoscere, di far vivere, di soprattutto anche di proteggere e tutelare il nostro patrimonio naturale, che è un patrimonio particolarmente importante, ricco, sia patrimonio naturale che patrimonio culturale, quindi tutto ciò che è nato attorno ai mulini. Ora, per non dilungarmi tanto, per quanto riguarda la porzione del comune di Canegrata, rimane fruibile l'area del bosco antico, quindi con la sua area delle piante aromatiche e delle varie essenze messe a dimora. So che è stata organizzata anche una biciclettata che andrà a toccare tutti i punti caratteristici del parco dell'Olona, organizzata da Legambiente, da FIAM Canegrata e Pedala, qui va il nostro ringraziamento. E sempre nel comune di Canegrata, per chi vorrà appunto fermarsi a pranzare, come ormai da parecchi anni a questa parte, c'è il mulino Birbanti che offre ai suoi visitatori appunto la possibilità di pranzare, e quindi di accogliere all'interno di un contesto particolarmente gradevole chi ha la voglia, la possibilità appunto di visitare il mulino. Per cui non mi dilungo, lascio la parola ai colleghi, e sono comunque a vostra disposizione. Ecco, accanto vedo, no, ci siamo spostati, però vedo l'assessora Fedeli, quindi lascio la parola a lei. Grazie a tutti. Intanto, per cominciare, come al solito, per la collaborazione molto bella e fattiva, in particolare Raul del Santo, che come tutti gli anni si prodiga per il PLIS, e anche quest'anno lo ha fatto, e anche in questa organizzazione insieme a tutti gli altri del Mulino Dei. Una collaborazione tra comuni che, come sappiamo, va avanti da tanti anni e sta portando veramente i suoi frutti sul territorio. Quindi grazie a tutte per la partecipazione. L'impostazione di quest'anno, come anche quella dell'anno scorso, vuole offrire a tutti i nostri cittadini, diciamo così, un evento di tipo esperienziale, anche per come è stato impostato. Lo potete ritrovare, nel senso che abbiamo il discorso dei percorsi, della visita, quindi riguarda la parte visiva, eccetera, dell'ascolto, del gusto, eccetera. Quindi abbiamo è proprio un'occasione esperienziale che va un po' nel solco delle nuove proposte che vengono fatte, che interessano sempre più i nostri cittadini. Per quanto riguarda il discorso olfattivo, come già veniva detto prima, abbiamo riferimento al bosco antico, alle piante aromatiche, eccetera.
Per quanto riguarda il discorso visivo, si richiama per esempio la possibilità di relazionarsi e vedere per esempio tutti i nuovi nati che ci sono nell'area umida del Comune di Legnano e anche nelle altre aree umide, stimolando le persone a venire, partecipare, fotografare, postare tutte le foto per arricchire ancora di più il nostro mulino. Per quanto riguarda la cultura, si è fatto accenno al discorso della memoria e dei luoghi storici, quindi un altro modo per vivere in modo esperienziale queste giornate. Per quanto riguarda la parte uditiva, per esempio mi viene voglia di sottolineare il discorso del canto legato al bird watching, che è un'altra esperienza che è possibile fare, e poi il concerto dei grilli, il concerto degli assioli, quindi le rane, quindi ci sono tante esperienze, e senza poi dimenticare il discorso legato al gusto. Per quanto riguarda il gusto, come è stato detto, sono a disposizione i prodotti locali, pane, cereali, gallette, latte, ortaggi, riso e miele, che sono tutti prodotti del nostro territorio e che quindi vanno a stimolare anche questa parte. Il tutto legato da esperienze che sono le biciclettate, le passeggiate, che vengono organizzate partendo per esempio la biciclettata dal comune di Parabiago, per quanto riguarda le passeggiate dal comune di San Vittore. Insomma, è un programma veramente ricco e volto a tutta la nostra cittadinanza. Anche quest'anno, quindi come gli altri anni, sarà sicuramente un evento apprezzato e partecipato. E per questo ringrazio tutti gli organizzatori e tutti quanti si sono prodigati per dar vita a questo evento sul nostro territorio. Grazie. Grazie a lei, Assessore. E, sempre in ordine di come vi vedo, l'Assessore Laura Rudolfi di Nerviano. Prego, buonasera a tutti, buonasera, mi associo anch'io ai ringraziamenti per tutta questa organizzazione che, insomma, per cui il Comune di Parabiago fa da capofila, ecco, nella sua persona in particolare. Per quanto riguarda invece gli eventi sul territorio di Nerviano, diciamo che sono principalmente tre. Riguardano le visite guidate al Parco Vassallo, che è un parco che si trova vicino, allora, una via proprio lungo l'Olona, in corrispondenza dell'attraversamento con Viale Papa Giovanni XXIII. Legambiente si occuperà di fare delle visite guidate, in particolare per quanto riguarda la parte che loro curano e seguono, piantumano da diversi anni, creando appunto anche loro una sorta di riempimento di verde e di diversità di specie. L'altro evento è legato all'apertura del cortile del Lazzaretto di Nerviano, che anch'esso si trova sulla sponda dell'Olona, molto vicino al Parco Vassallo, quindi si potrebbe creare, cioè potrebbe essere proprio sullo stesso percorso. Questa chiesetta è stata edificata circa nel 1656, proprio successivamente all'ondata di peste che ha coinvolto anche Nerviano, riducendone sensibilmente la popolazione. E l'altro evento è legato a un altro fiore all'occhiello di Nerviano, che è il mulino Starqua, che conserva ancora proprio la sua forma da quando era stato realizzato il catasto teresiano, quindi parliamo di tantissimi anni, intorno al 1500. E questo mulino, che ha questo nome particolare, Starqua, deriva da un episodio avvenuto quando l'esercito asburgico era stato mandato per sgomberare i territori, e pare che il mugnaio di quel mulino si fosse
si fosse messo davanti al generale Radetzky e avesse detto io non voglio andare via, voglio star qua. Ecco, da questo episodio particolare deriva il nome di questo mulino, che conserva ancora delle macine all'interno. Infatti verrà proposta una visita guidata, oltre ad essere un ristorante anche, quindi si potranno anche degustare dei prodotti locali. C'è anche una zona in cui viene effettuata la vendita di questi prodotti. Ecco, questi sono gli eventi principali che terrà il Comune di Nerviano. Grazie. Grazie a lei, Assessore. Proseguiamo con il Comune di San Vittore Olona. Vedo la sindaca. No, non la vedo. Daniela Rossi. Sindaco, mi sente? Ecco, adesso la vediamo. No, non la vediamo più. Sindaco, ci sente? C'è qualche problema nell'audio? Aveva un problema di collegamento, ha scritto. Ah, sì. Ok. Posso chiedere una cortesia a tutti e non me ne vogliate? Sono Enzo Mari e in questo momento rappresento l'associazione Turismo Sempione, che in passato ha fatto un'iniziativa particolare su San Vittore Olona. Poiché volevo aspettare il sindaco cosa dicesse, però lo anticipo a voi perché purtroppo devo andare via, un appuntamento alle 6:15. Niente, allora volevo dire a tutti voi che l'Associazione Turismo Sempione è disponibile ad aprire la chiesetta di Santo Stefano, che è una chiesetta del 1500, dove ci sono degli affreschi attribuiti a Gian Giacomo Lampugnani, e oltre ad aprire, diciamo, poiché il Raul Dal Santo aveva detto magari aprire il cortiletto, c'è la disponibilità da parte nostra di far vedere anche gli affreschi, che sono veramente emozionanti. E, diciamo, la chiesetta si presta bene. In un quarto d'ora riusciamo, visto che siamo in bici, gli ospiti verranno in bici, e quindi noi siamo a disposizione. E l'unica cortesia, che forse lo dirà il sindaco, noi ci associamo a quello che programma il sindaco. Quando il sindaco Daniela Rossi, non so, infilerà nel programma la visita guidata, il passaggio, noi ci dimettiamo a quello che è la sua visione. Quindi volevamo dire, siamo disponibili, non siamo in grado di dirvi quando possiamo aprirla, ci dimettiamo al sindaco. Ok? Benissimo. Ho finito. Grazie Enzo, il bello di Mulino Day è che, appunto, essendo partecipato, riusciamo a appunto programmare anche negli ultimi giorni queste cose. Quindi grazie mille, rappresenti una delle associazioni che qui sono presente, vedo anche altre persone, associazioni e anche aziende. Ad esempio vedo Laura Meraviglia che, se ha voglia di raccontarci qualcosa. Buonasera. Siamo sempre al Comune di San Vittore Olona, in attesa appunto che si possa poi... No, non vedo più la sindaca, mi spiace, si vede che c'è qualche problema. Quindi Laura Meraviglia, che appunto al Mulino Meraviglia ha una... diciamo qualcosa di straordinario, sta creando qualcosa di straordinario insieme a tante altre aziende agricole che nel territorio stanno promuovendo i prodotti locali. Sì, buonasera, sono Laura e niente, è dall'anno scorso che sono partita con questa idea e ho iniziato a rivendere prodotti del territorio. E di nostro abbiamo le farine che produce la nostra azienda, però purtroppo per ora non vengono macinate dal nostro mulino. Si spera in futuro di far ripartire anche questa macchina antica. E niente, in occasione del Mulino Day, oltre al punto vendita, ci sarà la possibilità di fare delle visite guidate programmate
Io su Facebook, su Instagram ho scritto appunto che la prenotazione è obbligatoria e le farò nelle giornate del 12, 13, 19 e 20. E niente, per gli orari mi stanno contattando, dopodiché ci sarà un modulo da compilare prima della visita. E la news più recente è che sarà anche possibile all'interno dell'AIA del cortile usufruire di un punto ristoro che è sempre collegato alla mia azienda, e insieme a me ci sarà il mio nuovo collaboratore, e appunto piano piano si spera che la cosa diventi sempre più grande. Quindi ci sarà anche la possibilità appunto di usufruire di questo servizio. Benissimo, grazie mille, auguri per l'iniziativa. Sapete, poi abbiamo molti altri prodotti in tutti i nostri comuni sostanzialmente, che vanno dal pane alle farine derivati, ortaggi, miele, le uova, formaggi di capra, eccetera, anche le lumache che appunto vengono allevate a Nerviano. Ecco, non so, rivedo ancora la sindaca Daniela Rossi, anzi adesso non la vediamo più, vediamo se riesce a collegarsi. No, ci deve essere qualche altro problema, per cui proseguiamo la carrellata volentieri con gli amici che sono qui presenti, e in particolare adesso vedo il Walter Bertoncello, che appunto fa parte del Consorzio Fiumolona, che è un altro degli operatori appunto storici, anzi devo dire il Consorzio Fiumolona è il più anziano di tutti, anche se Walter non lo vediamo, è anzianotto anche lui in pensione, vediamo se riusciamo a sentirlo e vederlo, perché il Consorzio Fiumolona con i suoi 400 anni partecipa anche quest'anno al Mulino Day. Sentiamo come. Buongiorno, buonasera a tutti. Più che altro io sono in rappresentanza del consorzio, ma in particolare del presidente, che purtroppo questa sera non ha potuto partecipare. Vi esprimo la grande ringraziamento più che altro per la partecipazione a questa presentazione del Mulino Day. Ma diciamo che il consorzio riveste la veste di supporto ai vari enti e varie amministrazioni. Infatti anche quest'anno abbiamo cercato di ripristinare la roccia selvatica per creare quella zona umida che ha anticipato anche Raul all'inizio. Il consorzio è una nuova veste che si sta dando in questo periodo, in questo anno, sta mettendo anche a disposizione tutto quello che è il patrimonio storico del consorzio. Diciamo che ha delle bellissimi reperti storici che vorremmo anche mettere in mostra, e penso che a breve cercheremo di organizzare e di rivalutare tutte quelle che sono delle mappe del fiume Olona, in modo da poterne farne usufruire a un maggior numero possibile di cittadini, eccetera. Io più che altro aggiungo questo, poi magari se c'è necessità posso integrare con altre documentazioni o presentazioni. Grazie mille. La mappa, Walter, che abbiamo insieme pubblicato, la trovate appunto nel programma, è una mappa di 400 anni, quindi sostanzialmente quanto l'età del consorzio, anche se sapete bene che le acque dell'Olona sono gestite da molto molto più tempo, ed è davvero straordinaria. Andate a vederla, perché è un lavoro realizzato tra l'altro con le scuole superiori di Parabiago. I ragazzi nell'ambito degli scorsi anni hanno trascritto le relazioni che gli ingegneri del consorzio avevano redatto sia nel 600 sia nel 700, quindi sono cose straordinarie. E credo che anche la roccia selvatica appunto sarà un luogo interessante da monitorare nei prossimi tempi, appunto per la biodiversità, lo faremo volentieri.
Ecco, vedo anche, a proposito di memoria, Raffaele Baroffio, che appunto, è uno degli scrittori che ci hanno, come dire, omaggiato di brevi testi sul tema della peste, perché appunto quest'anno, come si diceva, vorremmo appunto fare memoria sia appunto di quello che è successo in questi ultimi anni e appunto come si fa a non pensare a un parallelismo con quello che è successo 600 anni fa nei nostri territori. E quindi appunto diversi scrittori ci hanno dato la possibilità appunto di conoscere meglio quello che è successo a suo tempo attraverso sia documenti storici, quindi relazioni storici, ma anche attraverso la narrativa, quindi raccontando le storie che appunto persone in carne ed ossa hanno vissuto 400 anni fa, come anche appunto nell'anno che è trascorso. Raffaele è uno di questi e ringrazio nuovamente. Prego. Raffaele, ci senti? Non ti sentiamo. Raffaele? Non ti sentiamo. Prova a usare il microfono del computer. No, mi spiace, no. Prova a staccare le cuffie, vediamo se riusciamo a sentirti. No, mi spiace, non risulta come audio attivo, ma non ti sentiamo. Ecco. Mi spiace, non ti sentiamo. Magari prova a uscire e poi rientrare. Vediamo se magari riusciamo a sentirti. Nel frattempo, ecco, passando dalla memoria invece, appunto, la memoria appunto degli iscritti, ma anche la memoria dei luoghi. Quindi abbiamo cercato di mettere in rete proprio quei luoghi dove appunto sono sorti i lazaretti, partendo appunto da Nerviano, quello che raccontava l'assessore Laura poco fa, ma poi a Parabiago con la chiesa della Madonna di Diolsà, più su appunto la chiesetta di Santo Stefano, come diceva Enzo Mari, a Canegrate, appunto accanto al Bosco Antico, c'è una cappella non distante dal luogo del Lazzaretto di Canegrate, e infine anche quello che è il luogo dove appunto Raffaele Baroffio, tramite una curata ricerca d'archivio, ha appunto individuato quello che era il Lazzaretto di Legnano. Non c'è più appunto nulla, però c'è ancora il luogo e l'ubicazione di questo luogo. E questi punti, questi cinque punti che ci ricordano questa pagina di storia, verranno collegati attraverso un percorso che, ad esempio, Legambiente dei nostri comuni ci aiuteranno a fare. Non so se Claudio De Agostini riesce a parlare. Vediamo se mi sentite? Ecco, ti sentiamo e ti vediamo. A te la parola. Perfetto. Buongiorno a tutti e grazie per tutto quanto è stato preparato e organizzato. Niente, come tutti gli anni, Legambiente partecipa con entusiasmo a questa interessante iniziativa. Sì, abbiamo pensato appunto di partire appunto dal Lazzaretto della Madonna di Diossà per fare un percorso in bici, percorrendo appunto alcuni luoghi che come associazione curiamo con un patto di collaborazione con il comune, come per esempio il giardino Codari, che è un giardino naturalistico. Poi passeremo per l'Oasi di Pace e Bellezza, l'Oasi Paradiso, per le zone umide che appunto sono luoghi
molto interessanti e importanti per la biodiversità e per il discorso climatico. La Foppa di San Vittore, il Bosco Antico di Canegrate, Mulino Meraviglia, appunto anche la chiesetta di Santo Stefano di San Vittore, che diceva prima Mari, se sarà possibile magari visitare anche all'interno. Già un po' di qualche anno fa l'avevamo visitata, però se anche sarà possibile anche quest'anno sarà ancora meglio. Quindi un percorso un po' così che quest'anno abbiamo pensato appunto di collegarlo appunto al discorso della pandemia, col discorso anche dei lazaretti, per questo discorso che facevi prima tu, Paolo. Grazie. Bene, quindi natura e storia, ecco, si incontrano attraverso questi percorsi guidati, grazie anche a Lega Ambiente e a tante altre associazioni che aiutano come Lega Ambiente a curare il territorio. Quindi insomma, ringraziamo tutti quelli che sono appunto attivi in questo senso, da chi pulisce i percorsi a chi li cura, a chi ha piantato gli alberi. Forse riusciamo a sentire Raffaele Baroffio. Sì, mi sentite adesso? Sì, adesso ti sento. Mi ascoltate? Mi sentite? Sì, bene, bene. Era un bene. Problema tecnico, è stato la Vodafone Station. Niente, innanzitutto volevo ringraziare Rau del che Raffaele, scusa, mi spiace, ma l'audio va e viene, ci deve essere un problema di connessione. Raffaele. Niente, non riusciamo a sentirlo, non so se anche voi non riusciamo a sentirlo. Era di paracolia. Niente, mi spiace, non riusciamo a sentire Raffaele, comunque lo leggeremo certamente negli scritti che ci ha lasciato, li trovate appunto sul sito. Ecco, io vorrei anche lasciare, vediamo se c'è qualcun altro che qui presente che vuole intervenire. Ecco, adesso vedo ancora Daniela Rossi, sindaco di San Vittore Olona, che può essere che magari abbiamo risolto problemi di connessione. Sindaco, deve attivare. Ecco, adesso la sentiamo, benvenuta. Oh Dio, grazie. Mi sono persa tutto un pezzo, mi dispiace, ma ho avuto un sacco di problemi di collegamento. Sì, sarò breve. Intanto volevo ringraziarvi per due cose. Uno, per il pensiero per Giacomo Agrati, che era San Vittorese doc e, come tutti sanno, era veramente tanto tanto legato al nostro territorio. E quindi, soprattutto insomma, i mulini, è stato un bel pensiero quello di dedicargli un momento particolare. E poi volevo farvi complimenti per l'immagine di apertura, quella dei Gruccioni, e mi veniva in mente una cosa, vi do un suggerimento, non so se ci sia in ballo qualche concorso per il 14 febbraio, il giorno degli innamorati. Secondo me potrebbe essere una foto molto simbolica questa qui, cercate di mandarla, magari prendereste anche un bel premio. Mentre tornando al Mulino Dei, beh, noi non nascondo una qualche fatica, soprattutto per il problema dei protocolli Covid, che insomma, come sapete, ci limitano molto. Comunque siamo riusciti a organizzare, perché ci teniamo in modo particolare, due piccoli eventi in presenza naturalmente al Mulino Meraviglia, che è un po' un luogo simbolo anche di tutta questa storia.
e in particolare, io ve li leggo, verranno realizzati nel secondo weekend, quindi sabato 19 e domenica 20. E noi faremo alle ore 18, per quanto riguarda sabato 19, uno spettacolo di teatro, insomma teatrale, ma soprattutto musicale, con scena aperta, sulla storia di Milano in 50 minuti, perché insomma pensavamo di ricollegarci un po' alla storia qui del nostro territorio un po' allargato e di farlo con una cosa carina musicale. Quindi sabato 19 alle 18 al Mulino Meraviglia proponiamo questo incontro, mentre domenica 20 sempre alle 18 ci sarà un concerto col Corpo Bandistico San Vittorese, e anche questo naturalmente musica legata al nostro territorio. Ci saranno, come sapete, sempre le visite possibili libere e anche guidate al Mulino Meraviglia, con l'intervento di Laura Meraviglia. Qui ci sono vari orari, adesso non sto a leggerli tutti perché poi mandiamo magari un comunicato più dettagliato, perché sono un po' suddivisi tra gli ingressi liberi, quelli con la visita guidata, in tutti questi giorni, ed è sempre una cosa molto frequentata ed apprezzata. E ho visto che era collegato anche Enzo Mari, non so se già lui ha anche questo anticipato, che ci saranno anche le visite alla chiesetta di Santo Stefano, altro luogo molto legato a Giacomo Agrati. Io per questo invece non posso darvi ancora l'orario, e anche di ciò magari facciamo la comunicazione puntuale, insomma, in modo che chi fosse in giro in bicicletta o a piedi e avesse desiderio di vedere la chiesetta con appunto un po' i dipinti attribuiti a Lampugnani, non è una cosa certa, lo possa fare. Ecco, volevo solamente darvi queste comunicazioni e ringraziare sempre per l'impegno incredibile che tante persone ci mettono per rendere il Bis dei Mulini, insomma tutta quest'area molto molto viva. Grazie ancora a tutti. Grazie a lei, Sindaco. C'è qualche altro qui presente che vuole intervenire? Nessuno, non so, Raffaele, proviamo. Io prima non riusciamo a sentirti perché vai e viene l'audio, probabilmente c'è un problema di internet. Vuoi provare a salutarci? Allora, sicuramente c'è un problema. Sicuramente c'è un problema di internet. Mi sentite adesso? Io sì. Mi senti? Sì, sì. Vai, Raffaele. Mi senti? Non so, non avete scritto nulla. Prego. Raffaele, vai, prova. Non avete sentito nulla che ho detto prima, allora. Allora, volevo semplicemente dire, se riuscite ad ascoltarmi, no, che mi unisco a tutti quanti per ricordare Giacomo. Non si sente? Raffaele, sì. prova a togliere la telecamera, che magari riusciamo anche solo a sentire. Ho tolto anche l'auricolare, mi sentite? Ho tolto l'auricolare. La telecamera e teniamo solo l'audio. Sì. Sì. Prova. Ho tolto la telecamera e l'auricolare. Così è meglio. Niente, volevo semplicemente dire che mi sono affiancato agli altri a ricordare l'amico Giacomo Agrati, portando quello che è il mio modesto contributo, cioè l'aver trovato dopo 400 anni l'esatta localizzazione del lazzaretto della peste seicentesca, e da quello è partito poi l'idea di scrivere il libro medico al tempo della peste, che è ampiamente stato mandato, ho visto che è già visibile,
sul sito. Io sono un medico scrittore e per quanto riguarda Parabiago ho già scritto un libro in cui riproponevo la mia versione della patria di Parabiago. Ecco, ho sempre frequentato il Mulino Dei, sempre per la vicinanza a Raul e all'amico Agrati, e sono contento di questo ulteriore ampliamento e perfezionamento di tutte le attività. Grazie a Raul, grazie a tutti quanti. Grazie a te, e davvero lasciamo leggere queste belle pagine, poi ce ne sono altre altrettanto belle su Parabiago, cioè su Parabiago, anche su Nerviano, per cui insomma ci sarà da leggere e da scoprire questa pagina di storia che diventa poi anche racconto. Ecco, se non ci sono altri interventi, rilascio la parola all'assessore Dario Quieti per un saluto. Grazie a tutti, grazie della partecipazione. Come sempre, quando si lavora tutti assieme si arriva a fare qualcosa di molto bello. E il Mulino Dei ne è l'esempio da diversi anni a questa parte, e speriamo che così sarà per il prossimo avvenire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Raul, sei senza audio. Si può fare? Grazie e ci vediamo al Mulino Dei. Mi sentite? Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Grazie Raul, grazie a tutti voi, buona serata. Saluti. Sera. Grazie. Sì, ho fatto tutto. Mi sentite? Sì. Sì, adesso mi sentite. Volevo fare una domanda, sono San Filippo del Corriere. Prego. Allora, siccome abbiamo bisogno un po' di numeri, no? Mi piacerebbe sapere, se possibile, la lunghezza totale, ovviamente non le borse abbandonate. La lunghezza totale dei percorsi, ovviamente non quelli stradali, perché sarebbe assurdo, quelli sterrati, quelli preparati diciamo per l'occasione, su quanti chilometri di piste sterrate possono contare le persone che vogliono fare delle passeggiate o delle biciclettate? E poi se è possibile avere la superficie totale su cui insiste il progetto, più o meno, no? E poi una domanda, diciamo così, tecnica. Per quanto riguarda le foto, siccome ce ne sono di belle, possiamo prendere quelle del sito, le possiamo prendere e inserire sui nostri pezzi? Tutto qui. Grazie. Assessore, vuole rispondere lei? O rispondo io? Allora, eccolo qua adesso. Non la sento. Sì, prego Raul. Comunque, per quanto riguarda foto, citando sempre il proprietario, ovvero l'autore, non c'è nessun problema. Sui percorsi, adesso chiedo al dottor Dal Santo di assistermi, perché stiamo parlando di un'estensione veramente veramente ampia. Adesso allora, il percorso Lona Greenway, che è quello che vi dicevo, parte da Nerviano, arriva a Legnano, sono circa 6 chilometri andata, no? E 6 al ritorno, 6-7 chilometri, adesso poi i dati precisi, quindi diciamo che una famiglia non ha problemi a fare andate e ritorno. Alcuni tratti di queste strade sono strade sterrate, appunto come appunto si diceva, e quindi insomma si fa un pochettino di fatica, ecco, non è tutto questo strada però ciclabile, mentre questo è strada ciclabile nel percorso del Villoresi, che dal comune di Parabiago fino al comune di Nerviano sono credo 4-5 chilometri. Nel nostro parco totale lì che non c'è. Dopodiché non è proprio impegnativo. Dopodiché ci sono
c'è quell'altro percorso che appunto è la ciclovia Rescaldina-Arluno, che anche quelli sono svariati chilometri, tutti però su strade asfaltate, quindi quello è più agevole. Quello che invitiamo a fare quest'anno è percorrere in particolare Olona Greenway, che consente appunto di arrivare a quei punti di interesse di cui parlavamo, quindi sostanzialmente in giornata si può fare circa 12-13 chilometri, ecco. Non di più, perché poi diventa anche pesante. Sicuramente non stiamo parlando di percorsi da fare dei biker. Questi invece possono sbizzarrirsi su percorsi più ampi, che prendono magari diversi parchi, come anche il Parco del Roccolo, e fare dei percorsi circolari anche di diverse decine di chilometri, a volte anche sempre sterrate. Sul territorio, appunto, stiamo parlando di 5 comuni che sono accomunati da un parco, che è un parco, il Parco dei Mulini, che ha un'estensione di 500 ettari, però sostanzialmente l'idea non è quella di pensare ai confini, stretti confini di questo parco, ma di pensare a tutto il nostro territorio, quindi anche a tutti i nostri territori comunali, anche ai parchi vicini che partecipano, anzi tra l'altro mi stavo dimenticando, partecipa anche appunto, c'è un'iniziativa anche del comune di Ro, quindi come gli altri anni possiamo dire che Mulino Day ha, come dire, attratto appunto la condivisione anche delle aree protette vicine al Parco dei Mulini, quindi è un'iniziativa di, come dire, di valle, se così si può dire, no? La nostra Valle Olona non è tanto scavata come quella della provincia di Varese, ma è sempre una valle, quindi è quella che appunto ci accomuna nelle sue caratteristiche di abbondanza di acqua, di agricoltura, eccetera. Ho risposto? Benissimo. Se ci sono altre domande? Grazie, grazie. Ecco, se non ci sono altre domande, non mi resta che salutarvi e ci vediamo al Mulino Day. Terminiamo con il trailer ufficiale di questa edizione di Mulino Day. Che adesso vi faccio vedere.
Buonasera a tutti di nuovo. Buonasera, grazie, buonasera a tutti, ciao.